Beh, chiaramente gli anni 80, fine anni, io ho vissuto molto anche gli anni 70, ho vissuto una Milano ancora con gli anni di piombo. Poi quando sono esplosi gli anni 80, è esploso nella gente una gran voglia di fare, una gran voglia anche di divertirsi, un entusiasmo che ha portato appunto gli anni 80 ad avere quella caratterizzazione, poi anche, voglio dire, nel cinema, dove grazie soprattutto a Carlo ed Enrico Vanzina è venuta fuori questa nuova commedia che specchiava assolutamente in maniera leggera, ma facendone una bella fotografia, insomma, il tempo in cui stavamo vivendo.